smoking on fire. Going down, down, down. I'm watching all things. I'm so in love with you. Siete sempre sulla 6, vi ricordo come mettervi in diretto contatto con noi, se volete potete chiamarci alla nostra linea diretta allo 0864 26 60 26 oppure scrivere al nostro indirizzo email diretta@la6radio.it o ancora più semplicemente inviando un semplice messaggio, un sms al 333 26 73 73 0. La 6 ne suona di più anche quelle che vuoi tu. La 6 si sente e si fa sentire. Che radio! Monica Guerritore, buongiorno. Buongiorno. Tra le protagoniste della peggior settimana della mia vita, il film d'esordio di Alessandro Genovesi. Come è stato sottolineato in conferenza stampa, l'esordio in un ruolo prettamente comico. Come è stato questa rivelazione nel comico e come è stato poi il lavoro con il regista e gli altri attori sul set? Allora, è stata veramente intanto una scoperta, nel senso che la sceneggiatura era veramente molto divertente. Non è facile leggere delle sceneggiature così ben scritte e io ringrazio appunto il mio agente Di Nardo che ha avuto la lucidità di capire che fosse una sceneggiatura molto molto divertente, me l'ha imposta da leggere perché io non mi fidavo di me come attrice comica e leggendolo ho capito che quando c'è una cosa scritta così bene è anche più facile interpretarlo. E mi piace Fabio De Luigi, mi piace Genovesi che conosco già come autore di teatro, quindi è regista di teatro. Cristiana è un'amica e in più mi somiglia, c'erano tutte le caratteristiche per poter fare una vacanza. Ecco, voglio dire, è un film nel quale io mi sono molto divertita e ho imparato anche appunto questa lucidità del tempo comico che è diversa dall'entrare dentro un clima che invece ti porta al clima drammatico di un film, che è un pochino tutto un insieme che si crea sul set di attenzione, concentrazione, silenzio, in modo che dentro di te si muova qualche cosa che ti porta poi a esprimere una drammaticità di una situazione. Invece nel film comico questo ho imparato, nella commedia è tutto molto lieve, molto leggero e soprattutto molto tecnico, che per me che sono un'attrice più intuitiva è stato un bel imparare. Tra l'altro, proprio perché il tono, il taglio del film è diverso dalla classica commedia italiana, questo mi fa venire una domanda su come è secondo lei il panorama della commedia e anche del cinema italiano e perché un tipo di film di questo genere non è molto praticato. Noi stiamo cambiando tutto molto. Gli ultimi mesi e i mesi che verranno segneranno un grandissimo cambiamento in Italia, lo percepiamo. Queste sono le prime avvisaglie di film dove ci si impegna, i produttori pure come diceva Genovesi si impegnano per renderli ricchi, ecco, non andare a rubare i soldi col nome di richiamo e poi niente, dupinza una tenaglia come diciamo a Roma, no. Cioè proprio si sente nell'aria che la situazione sta cambiando anche se noi ancora non ce ne rendiamo ben conto. Questo è già uno dei primi, delle prime cose, ma direi il cinema in generale sta molto molto rinascendo. Forse ci porta avanti lui, no? Nel cambiamento. Speriamo. Io ringrazio la signora Monica Guerritore, buon lavoro e a presto. Grazie, grazie a voi.